L'Agimus di Perugia, Associazione Giovanile Musicale, Sezione Valentino Bucchi, ed il sottoscritto Salvatore Silvestro, Presidente dell'Associazione, in sintonia con l'Università per Stranieri, inviamo gli auguri di Buon Natale, buone feste e buon anno 2021. Da questa Aula Magna, che da ben 45 anni ospita da gennaio a dicembre i concerti dell'Associazione, un gruppo di giovani studenti e cantanti asiatici, attraverso un momento musicale dedicato al canto lirico, invia a tutti i giovani ex studenti di questo Ateneo, gli studenti attuali, alla città che li ospita, un messaggio di armonia, di pace e di serenità in occasione delle prossime festività natalizie. Unitamente a questo augurio, l'Agimus di Perugia, che ha organizzato il concerto assieme all'Università per Stranieri, auspica che il canto di questi giovani studenti, accompagnato al pianoforte dal maestro Stefano Ragni, docente in questo Ateneo, diventi un messaggio di speranza, di rinascita culturale e sociale per tutti, e che questa Aula Magna ed il suo Ateneo ritornino ad essere, con la musica dal vivo, quel motore vivificatore nel tessuto culturale del territorio che è sempre stato. Buon Natale, buone feste, buon anno dai giovani e con i giovani. Buongiorno a tutti dall'Università per Stranieri, per me è un grandissimo piacere poter salutare tutti coloro che sono in ascolto in una occasione così bella come quella dell'imminenza delle feste natalizie. Attraverso il canto di alcuni studenti noi intendiamo porgere un saluto augurale per queste prossime festività natalizie a tutte le generazioni di giovani e meno giovani che, provenienti da tutti i continenti della terra, hanno soggiornato nella nostra città di Perugia e frequentato i corsi di lingua italiana in questa università per stranieri, che è sempre la casa di tutti. Proprio per questa sua centenaria attività didattica, l'Università per Stranieri di Perugia è stata insignita del titolo di ambasciatrice della lingua italiana nel mondo. Da queste generazioni di giovani sono emerse figure di insigni, personaggi del mondo della cultura, della politica, dell'economia, delle arti, della musica e del bel canto. Affidiamo alle voci di questi giovani studenti asiatici il compito di portare un messaggio augurale di armonia, di pace e di serenità in tutti gli angoli di questa nostra terra, questa nostra casa, oggi in verità investita da un morbo pericoloso, messaggero di dolore e di lutto, che tutti quanti però condividiamo, questa voglia di superare un momento difficile e di avere sempre un'intramontabile speranza, quella che ci porta anche il messaggio del Natale. Dunque buon Natale, buone feste e buon anno 2021, con l'auspicio di una rinascita e di un prossimo ritorno sui banchi del nostro Ateneo. Nel nome del sommo poeta italiano Dante Alighieri, padre della lingua italiana, di cui tutto il mondo celebrerà i 700 anni della morte. E dunque buon Natale,
tornate da noi perché vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie, grazie di tutto quello che rappresentate per noi, siete le nuove generazioni, il mondo è in mano vostra e noi sappiamo che è in ottime mani. Grazie proprio alla vostra voglia e gioia di vivere. Io sono Li Yixiao, canterò O mio bambino caro. Sono Yukiko Takemasa, adesso vi canterò Caro nome dall'opera di Rigoletto di Verdi.
Mi chiamo Lui Peng, canterò Kejeli da Manina. Thank you.
Thank you.